Ciao a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Uana tra filati e trucchetti del mestiere. Per questa puntata io vi ho selezionato quattro capi, di cui uno ai ferri, che ecco, vi voglio proporre oppure riproporre per la stagione che è la stagione fredda, ovvio. E quindi vi inizio con questo capo che ho addosso e che io adoro e che io non ho potuto indossare l'anno scorso. Non lo so se l'avete fatto o no, ma se non l'avete fatto, se l'avete fatto lo potete rifare in una maniera diversa e vi do subito l'idea. Se non l'avete fatto e amate il lavoro ai ferri, allora ve lo consiglio. Perché non è difficile e con la tecnica contiguo, quindi è proprio facile, ma anche morbido, cade morbido, è largo, è comodo, è quel maglioncino coccoloso. E quindi se non l'avete fatto, ecco, adesso ci sono le istruzioni scritte? No, non penso per questo, non mi ricordo. Non mi ricordo, ma non penso, penso di aver detto tutto nel tutorial. Semplicemente, il tutorial lo trovate alla fine di questa puntata. Dovete solo cliccare. E non penso che ho scritto le istruzioni semplicemente perché nel tutorial ho già detto tutto. È semplicissimo. Questo metodo contiguo è di una semplicità unica. Davvero. E straordinario qua è il bamboozle. È certamente il bamboozle. E adesso voi direte: ah, Wana inizia di nuovo con il bamboozle. Ma come potrei non farlo? Ma è troppo bello. Guardatelo, guardatelo. Ma come potrei non farlo? Allora, tanti colori bellissimi, meravigliosi, autunnali. Io non li ho tutti qua. Ve li faccio vedere. Bellissimi, autunnali, morbidissimi, stupendi, che fanno queste cose, queste meraviglie. Quindi io l'ho lavorato con 6, mi sembra, 5, ferri da 5 o da 6. Comunque, adesso lo metto qua e vi dico subito, mi sembra da 6. Quindi l'ho lavorate. Diciamo, non lo so, 3-4 giorni l'ho finita sicuramente, un weekend impegnativo, cioè nel senso che lo potete anche finire. Adesso vi dicevo che c'è una variante, sì. 6. Ferri da 6. Eppure non è pesante, semplicemente perché è un filato di una particolarità estrema. Perché? Come vedete, ha questa parte lucida, cioè i contrasti dei contrasti, tutti i contrasti sono dentro, li adoro, perché uno è sfumato, ma delle sfumature che sono troppo belle. Due, guardate questo, autunno in sé, oppure questo. Il mio è stonewashed, vi dico già, è questo. Sì, stonewashed. Poi c'è anche, se vi piace, bianco e nero, c'è anche questo. E questo viola. Io questo l'ho già adocchiato per un altro progettino, sempre ai ferri, perché mi piace troppo. Allora, vi dico subito, se lo avete fatto, lo potete rifare a mo' di cardigan, aperto. Quindi semplicemente non lo chiudiamo, lo lavoriamo aperto. Tutto qua. E mi sa che lo faremo insieme fra poco perché cioè proprio voglio un altro coccoloso di questo qua. Voglio lavorare anche se ne ho già lo scialle lo devo finire questo weekend lo finisco perché devo fare solo il bordo e finalmente il mio primo scialle ai ferri sarà finito e lo vedrete in un tutorial per l'ultima parte. E quindi quello lo finisco, c'ho un cardigan ai ferri che devo finire da tanto tempo e voglio iniziare, cioè almeno ancora due progetti ai ferri grandi, perché sciarpe così ci saranno, capelli così, però
però almeno due progetti grandi ho detto che devo fare questa stagione perché devo. Quindi ci sono, ci saranno. E uno, ecco, sarà proprio un cardigan coccoloso perché il contiguo ci piace. E quindi vi ho ricordato dell'esistenza del Bamboozle. Ok, non volete fare il cardigan? Nessun problema. Prendete tre e fate una bella sciarpona. Semplice, punto legaccio. Fate un bel poncho. Semplice, due rettangoli uniti insieme. Fate ciò che volete, ma fate qualcosa con questo Bamboozle. Lo dovete provare perché se non l'avete provato, oddio, già l'avete provato in tantissime, devo ammetterlo. Però comunque se non l'avete provato, allora lo dovete provare. E lana e bambù. Ecco, contrasto, contrasto, contrasto. Il bambù è questa cosa lucida. Invece la lana è questa cosa così, si lava in programma, in lavatrice lo lavate con il programma. Per le maniche mi sono ricordata, guardate il tutorial, avete sia le quantità che i bordini, li ho fatti con Stonewash XL, vi serve mi sembra 100 grammi, anche qua, 100 grammi, insomma. Potete non fare i bordini se volete, io ho fatto anche i bordini, mi piacciono, ma come volete voi. Ho fatto nel tutorial, faccio vedere anche come mettere insieme, abbinare lo Stonewashed ai colori, ma insomma ci sono talmente tanti modi. Stonewashed XL è anche quello un filato, di per sé un filato perfetto per il lavoro a maglia, perché si lavora con 5, 5,5 ed è una meraviglia. Quindi lo possiamo fare a mo' di cardigan, dicevo. Bene, e voglio partire, lasciare stare il Bamboozle, anche se mi è molto difficile. Quindi dicevo, una sciarpona, potete fare una stola molto, ma molto bella. 3, 4, guardiamo bene, sono 140 metri, quindi sì, 4, 5, scusate, 4, 5 vi servono per una sciarpona bellissima, ma anche per questo maglioncino mi sembra, non mi servono di più. Ok, allora parlando del contiguo, questo comodo, non quello che viene proprio fatto un po' così, ma questo comodo contiguo, vi riporto, come dicevo, sono tre i progetti, il secondo vi riporto. La maglia fuochi artificiali. Questa è fatta all'uncinetto, è di una, non lo so, cioè comodissima, una coccola, ma non solo comoda, ma anche molto molto particolare, perché io l'ho lavorata con un filato di cui sono rimasti solo due colori, ma secondo me sono rimasti i colori più non colori e più, perché sono il caffè, il marrone e il grigio sfumato nero. Sono colori non colori e sono i più eleganti. E vi dovete affrettare perché ce ne sono pochi anche di questi. Quindi, istruzioni scritte per questo ci sono. Semplicissimo anche questo, comodissimo. Io l'ho fatto abbastanza, cioè corto, io l'ho fatto nella lunghezza, diciamo, standard, posso dire così, per un maglione, ma lo potete realizzare anche lunghino lunghino da farlo proprio per leggings o per calzettoni grossi, no? Con stivali. Bellissimo. Anche questo super comodo. Questo taglio mi piace troppo. Mi piace. Morbido bello. Allora, se comunque non volete lavorarlo con questo, anche questo lo avete nella copertina alla fine del video, andate a vederlo. Se non vi piacciono questi due colori, Lola Glitter, non ce l'ho qua, ma lo conosciamo già tutte. Se no, scrivete come al solito qua sotto o a info@wannaboutique.com. Scrivete per le vostre domande sulla quantità di filati, sostituti, così via. E quindi Lola Glitter, meraviglia, wow, me lo sogno con Lola Glitter veramente. Anche se l'ho già fatto e ce l'ho già, con un po' di tempo speriamo di rintagliare, lo rifarei Lola Glitter. Ok, secondo, terzo, e qua partiamo con un altro filato che io adoro e non solo io ma anche voi, Our Tribe, la sua maestà.
Questo lo abbiamo utilizzato tanto, tanto, tanto l'anno scorso e lo utilizzeremo tanto, tanto, tanto anche quest'anno perché è un filato di tipo calza, quindi 75% di lana, morbidissimo, sottile. Pff, i colori. Non penso di... non sono tutti qua. Non solo che le sfumature sono di una meraviglia. Io ho fatto una fatica a scegliere per i miei due progetti. Ah, ne ho un altro progetto con Hourtribe. Per i miei due progetti con Hourtribe ho fatto una fatica perché veramente sono troppo belli. Allora, non solo sfumati, ma anche tinta unita. Scegliete voi. Allora, questo bellissimo gilet, questo bellissimo gilet di cui non ci sono le istruzioni perché non avete bisogno, e questo mi sa che ve lo metto sotto perché non so se riesco ancora a metterlo alla fine del video, quindi sarà sotto nell'info box, ok, dove sono anche i link dei filati che vi presento qua, quindi Bamboozle, questo qua e Hourtribe. È io dico che è una delizia di gilet, lo avete già fatto in tante, ma se per caso non l'avete fatto, eccolo. Il punto è stupendo. Io ho scelto di lavorare con due, cioè una tinta, un tinta unita, uno di tinta unita, uno di un colore sfumato. E posso dirvi che mi piace tantissimo come è venuto, veramente tantissimo. Ok, lo metto qua perché così vediamo la meraviglia. Il terzo, dai, vieni qua. L'ho messo un po' troppo lontano. Il terzo è un capo, posso dire un capo di battaglia per me. È il poncio con le maniche. Perché è di battaglia? Semplicemente perché io ce l'ho da tantissimo tempo, 3, 4, 5, 6 anni, non lo so. Guardate poi il video quando la data della pubblicazione anche di quello avete sotto il link. È il mio poncio con le maniche. L'ho fatto dopo aver creato il gilet pipistrello. Ho fatto anche questo. È una costruzione semplicissima, che veramente me la sono inventata proprio e che mi piace tantissimo perché è semplice, però è stupendo. Allora, è lungo, lungo, lungo. Ha anche un bellissimo bordino. C'è il tutorial per la spiegazione della costruzione. E poi ci sono le istruzioni scritte. Allora, io per questo, non so come farlo, farlo comunque. Stai qua. Voglio dirvi, consiglio Hourtribe. Vi consiglio Hourtribe. Io ho utilizzato un filato perché all'epoca non avevo la boutique. Ho utilizzato un filato che veramente non mi ricordo neanche, l'avevo comprato da un negozio. Io giravo tutto il mondo. Mi sembra o da un negozio in Inghilterra, che ho strapagato poi anche la spedizione, oppure su Amazon, non mi ricordo. Comunque, lo stesso filato perché è un filato di tipo calze, quindi quello mi ricordo. Questo. Anche per questo le quantità, vi dico 400-500 grammi, quindi 4-5 gomitoli per realizzare l'intero poncio. E veramente io lo utilizzo ogni stagione o quando arriva l'autunno, per me è il capo perfetto. E come al solito il cellulare mi deve disturbare, ma fa niente. Dicevo, per questo Hourtribe oppure un molto molto amato e molto conosciuto amico nostro, Zauberwol 100. Zauberwol, vi faccio vedere questo che si chiama Comfort Zone, che è stupendo. Villa Rosa, che è, come dire, è una meraviglia. Questo non mi ricordo come si chiama, però questo è uno dei miei preferiti. Guardate che colori. Ok, oppure questo. Quindi sia Zauberwol 100 che Hourtribe sono perfetti per... Scusa Pluto, lui qua è andato via di nuovo.
messo su piedi e è andato via. E quindi è perfetto sia per questo, ma anche per questo se volete, solo che qua ci vuole anche un filato tinta unita. Bene, prima di finire questa puntata, io vi voglio dare una notizia. La settimana prossima devono arrivare dei filati per lavorare sia così normalmente ai ferri la lana, no? Della lana 100%, ma anche lana da infeltrire. E ne ho già tanti progetti da fare tra pantofole, capelli. Non vedo l'ora. E per la prima volta che lo faccio, però ci sono le istruzioni scritte che sono perfette, non sono i miei disegni, ma proprio dalla ditta dove ho preso questa meravigliosa lana. E non solo, ci saranno altre cosine nuove, però la lana da infeltrire è stupenda. Ho una domanda per voi. Avete mai infeltrito qualcosa? Avete mai lavorato all'uncinetto? Ah, c'è anche una borsa. Avete mai lavorato all'uncinetto? Non all'uncinetto, ai ferri, qualcosa da infeltrire? No, non da infeltrire per sbaglio, perché così e mi sa che cioè, penso sia capitato a tutti. Ero Pluto, a te no, non perché te sei bravo, è qua giù. Quindi adesso è qua su, ma tanto non lo vedete che sarà lui grande, ma non tanto. È solo uno schnauzer medio, non sei schnauzer gigante, niente. Vedete solo un pochino di grigino. Quindi sono curiosa se voi l'avete già fatto. È uno esperimento comunque, come dicevo, la ditta che me li manda mi manda tutte le istruzioni anche per infeltrire, quindi avremo assolutamente tutto. Vedo l'ora. Ditemi la vostra opinione, sia su questi progetti, se li avete fatti, se li volete rifare, se li volete fare, fate i vostri commenti, ditemi la vostra opinione, le vostre opinioni, perché io sono sempre curiosa di sapere cosa ne pensate dei nostri filati, dei nostri progetti e delle nostre idee. Ciao, un weekend meraviglioso, pieno di colore. Io di colore vi offro tantissimo, idee di nuovo. Per finire col colore, pieno di colore, pieno di colore, il bambuser è un'esplosione di colore, pieno di colore, amore e creatività. Ciao!